come Oslo. Sì, uno può arrivare a Oslo e avere la fortuna di avere anche 10 giorni di sole e 21 gradi perfetti e scoprire a Oslo che a un certo punto, camminando nel suo mercato all'aperto del pesce, senti proprio una voce livornese urlare: "De donne, c'ho lì palombo", capito? E gli dice: "Che ci fa qui un livornese?" Ha sposato una norvegese e si è messa a fare quello che lui sa fare, i pesci vendolo. Per cui ti schianti un po' da ridere a sorprendere che i livornesi si infilano da tutte le parti dove c'è pesce. Però poi, girando lì per Oslo, scopri cozze magnifiche, scopri che puoi montare sulle barche e mangiare scatoline di gamberi appena pescati con un po' di maionesina e via avanti, e godi come un pazzo. Però se fai due passi nella periferia di Oslo, verso agosto, c'hanno le ciliegie mature, le fragole mature e fanno delle marmellate, credete? Cioè, che tu vai a Oslo a mangiare le marmellate? Provate per credere, ciliegie e fragole magnifiche! Salve!